Ben ritrovati amici di TonDroid.net e sì, lo so cosa sta pensando la maggior parte di voi, ma i ragazzi di TonDroid sono impazziti a fare un video su Meizu M2 Note adesso, 9 mesi dopo l'uscita. Beh, non siamo ancora impazziti del tutto. Siccome noi avevamo avuto l'occasione di provarlo a suo tempo, abbiamo pensato, ma Meizu M2 Note è ancora il best buy che era l'estate scorsa? Scopriamolo insieme. Partiamo dalla costruzione, aspetto che ha visto notevoli miglioramenti nel mercato negli ultimi mesi. Meizu M2 Note è un 5,5 pollici dalle dimensioni non ottimizzate al massimo e soprattutto costruito totalmente in policarbonato. La costruzione è solida, sì, ma ultimamente ci siamo abituati a materiali più premium come l'alluminio e il vetro. Ad esempio possiamo trovare rispettivamente su Xiaomi Redmi Note 3 e Cubot X16. Solitamente il policarbonato però giustifica una presa più solida, ma qui i bordi totalmente stondati su tutti i lati e la finitura liscia fanno di M2 Note una mezza saponetta, tanto quanto lo sarebbe uno smartphone totalmente in metallo. Un'altra cosa da notare è che il tasto fisico centrale non ha un lettore di impronte, cosa che ormai ci siamo abituati a vedere un po' in tutti gli smartphone in questa fascia, anche se non sempre ben funzionante. Sul frontale poi il vetro Dragon Trail non è perfettamente olofobico e si sporca facilmente, oltre ad essere parecchio riflettente. Il display però è un IPS Full HD da 5,5 pollici e devo dire che è uno dei migliori che ci siano in questa fascia, almeno a mio parere. I colori sono ben riprodotti, i neri decenti, gli angoli visuali sono ottimi e soprattutto c'è il supporto a 10 tocchi. L'unico aspetto che mi ha un po' dato fastidio è una leggera dispersione di luce dal bordo inferiore che si nota specialmente al buio. Parlando invece di software, troviamo la Flyme 4.5 basata sull'Lollipop, che dopo aver provato la Flyme 5 su Meizu Pro 5 mi dà ancora di più che in passato l'impressione di un'interfaccia superata. Partendo dal pannello delle notifiche, dove è assente una scorciatoia rapida per le impostazioni, nelle quali poi la disposizione è sempre stata un po' confusionaria, per finire poi nel controllo delle app recenti senza un'anteprima della schermata disponibile. E anche l'app fotocamera con le modalità di scatto raggiungibili solo tramite swipe laterali è scomoda da utilizzare, dovendo scorrere tutte le modalità per cercare proprio quella che ci serve in quel momento. E già che stiamo parlando di fotocamera, troviamo 13 megapixel f2.2 con doppio flash LED sul retro e 5 megapixel f2.0 sul fronte. Insomma, un hardware fotografico molto simile a quello che montano tutti gli smartphone dalla Cina in questa fascia di prezzo. E la qualità degli scatti non è male, anche se soffre un po' quando la luce cala e la compressione tende a contrastare troppo. C'è da dire però che la velocità di messa a fuoco e scatto è un po' lenta, specialmente in HDR dove si formano in questo modo spesso delle scie di oggetti se ci sono appunto degli oggetti in movimento o se non si ha la mano molto ferma. Spostandoci sulle performance troviamo un System on a Chip MediaTek 6753, praticamente onnipresente negli smartphone cinesi di questa fascia, accompagnato da 2 GB di RAM e 16 o 32 GB di memoria interna. C'è da dire comunque che ormai andando su un hardware simile troviamo ad esempio Dongyi F3 che si trova ad un prezzo inferiore, mentre invece ad un prezzo molto simile si trova facilmente Xiaomi Redmi Note 2 che ha addirittura il MediaTek Helio X10, la memoria espandibile e la batteria rimovibile. Nei test su campo però ho notato che il sistema, anche impostando la modalità d'uso su High Performance, risulta spesso lento e poco reattivo, con tempi di attesa allungati e lag qua e là per qualsiasi cosa si cerchi di fare. In particolare nella navigazione web la fruibilità è accettabile ma non di certo fluida, nei giochi pesanti come Real Racing 3 la situazione purtroppo non migliora, con un tempo di avvio elevato e poi delle performance non soddisfacenti mentre si gioca. Date un occhio voi stessi. Come spero abbiate potuto capire, l'audio non è purtroppo molto buono. Il volume è abbastanza basso e il suono graffia un po' se spinto al massimo. Anche se gli smartphone che nella fascia sotto i 200€ hanno un buono speaker, si contano veramente sulle dita di una mano. Al lato connettività, invece, Meizu M2 Note è attuale per quanto riguarda il Wi-Fi, che supporta fino all'802.11n e il dual band, ma pecca, come la maggior parte dei rivali dal sollevante, di NFC e banda 20 del 4G LTE. La batteria da 3100 mAh non è rimovibile e gli garantisce poi un'autonomia buona, circa 4 ore e mezza di display su una giornata piena di utilizzo da mattina a tarda serata. Non è il miglior risultato ottenibile, si vedono ad esempio gli Xiaomi Redmi 3 o gli Alcatel K4000 e K6000, ma tutto sommato buono ancora al giorno d'oggi. Insomma, questo Meizu M2 Note che potete trovare a circa 140€ su Banggood, che ringrazio tra l'altro per averci inviato questo sample per fare il video, non è più il best buy a mio parere che era l'estate scorsa. Questo perché il mercato degli smartphone nella fascia medio-bassa, sia dalla Cina che non, si è veramente infittito, è diventato molto molto concorrenziale.
E magari se volete uno smartphone con Flyme e non volete spendere molto, il mio consiglio è di andare ad aspettare per Meizu M3 Note nel corso del 2016, dove vedremo magari un corpo in metallo, il lettore di impronte integrato qui nel tasto fisico centrale e perché no un processore migliorato e delle performance che siano più fluide, insomma. Comunque, se vi è piaciuto il tipo di video, fatecelo sapere con un bel like qui sotto, fateci sapere con un commento se volete che ripetiamo l'esperimento per magari i terminali più gettonati nel corso del 2016 e non dimenticate ovviamente di iscrivervi al canale tramite il banner qui a fianco di me. Noi ci rivediamo al prossimo video, un saluto da Alberto per tuttoandroid.net.